L'album di famiglia di Priamo, il re di Troia, e si trattava di una famiglia numerosa dal momento che Priamo ed Ecuba avevano la bellezza di 50 figli. Ecco, qui ho Priamo ed Ecuba il giorno delle nozze, qui ho Troilo, il più giovane dei figli. Ecco, e queste sono Cassandra e Polissena, le due figlie più belle. In verità Cassandra sarebbe stata lei la più bella delle figlie di Priamo, però teneva un pessimo carattere. Stava sempre a predire sciagure, sempre a prevedere disgrazie, al punto tale che perfino il padre certe volte la redarguiva e gli diceva: Cassandra, bella papà, e non fare così, può essere che tutto sia giusto. Ma lei niente, come si svegliava la mattina, subito si metteva a prevedere tutte le disgrazie che sarebbero capitate a lei e a tutta la famiglia, nessuno escluso. Polissena invece, grazie a Dio, aveva un bel carattere, un carattere solare, rideva, scherzava, sempre in coppia col fratello Troilo, che peraltro era un ragazzo bellissimo, si dice più bello dello stesso Adone. Troilo però a 16 anni andò sotto le armi, non ci dimentichiamo che ci troviamo in piena guerra di Troia, e quel giorno Polissena fu molto preoccupata. Lo accompagnò alle porte Scee e poi lo seguì dall'alto delle mura. Ho qui un quadro di Alma Tadema dove per l'appunto si vede, ecco, la giovane che segue dall'alto delle mura il fratello. Ora c'era di che preoccuparsi. Perché? Perché Troilo fu subito adocchiato da Achille, il più feroce e il più coraggioso degli eroi greci. E non per un duello, come sarebbe stato lecito attendersi, bensì per un approccio amoroso. Avete capito benissimo? Proprio così, per un approccio amoroso. Achille gli cominciò a girare intorno come una cutrettola in amore e gli diceva delle cose, gli diceva: fatti fare delle carezze, o bel morettino, pensa come si ridurrebbe il tuo musetto se solo vi passassi sopra la spada. Il ragazzo avrebbe di sicuro passato un brutto quarto d'ora se non fosse arrivata a tempo a difenderlo suo fratello Ettore, il più coraggioso degli eroi troiani. Purtroppo per Troilo però Achille lo beccò una seconda volta, e questa volta da solo, nei pressi del tempio di Apollo di Pereo. Achille cercò di afferrarlo, Troilo sfuggì e si infilò nel tempio. A quel punto seguirlo pure all'interno del tempio sarebbe stato per Achille molto pericoloso. Apollo era un dio con il quale non si poteva scherzare, e allora l'eroe cercò di attirare fuori Troilo mostrandogli delle colombe ammaestrate, ma il ragazzo con un chiaro gesto della mano gli fece capire che lui da là dentro non si sarebbe mosso mai. A quel punto Achille, Apollo o non Apollo, entrò nel tempio e gli saltò addosso. Purtroppo non seppe misurare la sua forza, e allora nello stringerlo finì col fracassargli il torace e con l'ucciderlo. E Polissena aveva visto tutto, perché era nascosta dietro alla statua del dio Apollo. Ebbene, ci crediate o no, Polissena si innamorò. Ma adesso non mi chiedete perché si innamorò, non lo so. Sarà rimasta colpita dalla foga, dal desiderio dell'eroe? Quella si innamorò. Sua madre Ecuba diceva: Eros gli ha capovolto il cuore. Certo è che la ragazza da quel giorno non rise più, divenne seria, cupa, e non faceva altro che ripetere: consegnatemi ad Achille, voglio essere la sua schiava. Nel frattempo la guerra continuava e Achille faceva strage di nemici. Un giorno riuscì a mettere in fuga da solo un centinaio di troiani. L'unico in grado di resistergli era Ettore, il fratello maggiore di Polissena. E difatti un giorno Ettore lo attese a Pieffirno, deciso a vendicare Troilo e tanti suoi amici che Achille aveva ucciso. Inutilmente il padre e la madre cercarono di dissuaderlo. «Che senso ha», gli disse Priamo, «che tu affronti un assassino per di più invulnerabile come Achille? Pensa piuttosto alla tua giovane moglie Andromaca. E pensa a tuo figlio Astianatte, che non ha ancora compiuto 2 anni, e pensa a noi, poveri vecchi, che tanto ti amiamo». Achille, infatti, come è noto, era invulnerabile, o per meglio dire, era vulnerabile ma in un unico punto, e nessuno sapeva quale fosse questo punto. Malgrado ciò, Ettore decise di affrontarlo lo stesso, ma quando se lo vide venire incontro, con gli occhi iniettati di sangue e con le armi fiammeggianti di Efesto, un freddo tremore ricorse lungo le ossa. E fuggì via per 3 volte lungo la città, e per 3 volte lui scappava, e per 3 volte Achille lo seguiva, e Ettore scappava, e Achille lo seguiva, finché a un certo punto sentì dietro la voce di suo fratello Deifobo. «Fermati, o fratello», gli disse Deifobo, «affrontiamo insieme l'odiato nemico, sono qui io pronto a darti una mano». Allora Ettore si voltò e vide suo fratello con 2 lance. Gli prese una lancia e la scagliò contro il figlio di Pereo. «Sa!» «Grazie. Come stavo dicendo, l'arma però si infranse contro lo scudo infrangibile fabbricato da Efesto». A quel punto Ettore tese il braccio per avere la seconda lancia, cercava così con la mano nel vuoto, ma la lancia non gli arrivava. Allora si volta e tac! Non vide più nessuno. Deifobo era sparito. Ettore allora capì che non si trattava di Deifobo, era Atena che si era truccata dal fratello. E non fece in tempo a voltarsi che Achille lo trafisse mortalmente alla gola. Non solo, ma mentre il poveretto finiva a terra agonizzante, Achille gli urlò contro: «Muori, o maledetto, tu che hai ucciso il mio più caro amico Patroclo, sappi adesso che io darò il tuo corpo in pasto ai cani e agli uccelli». «No», lo supplicò Ettore stringendogli le ginocchia, «non dare il mio corpo in pasto ai cani, restituiscilo a mio padre Priamo perché mi possa fare un degno funerale». «Restituire il tuo corpo? Mai!» replicò Achille. «Solo perché mi fai schifo io non mangerò le tue carni crude, solo perché mi fai schifo io non succhierò il tuo sangue, e nessuno mi impedirà di darti in pasto ai cani». Morto Ettore, come prima cosa Achille gli fregò le armi, poi gli bucò le caviglie e gli fece passare dentro 2 robuste redini di cuoio per legarlo al carro. Quindi strascinollo per tutta la campagna di gran corsa al fine di mostrare a tutti lo strazio miserabile che faceva del suo nemico. Questo, per gli appassionati del genere, è Ditti Cretese, uno che scrisse un diario di guerra dove per l'appunto si racconta del duello tra Ettore e Achille. E qui ho il corpo di Ettore trascinato dietro al carro in una vecchia edizione Nerbini di Firenze, lo vedete? E qui sono vestiti un po' alla romana, ma Nerbini di Firenze è un'edizione del deprecato ventennio. Primo, non resistendo più allo strazio di questa scena, un bel giorno scende e senza armi e senza scorta va alla tenda di Achille per cercare di farsi restituire il corpo del figlio. E vediamo come ci racconta la scena Omero. Entra il vegliardo e, fattosi innanzi, tra le mani prese le ginocchia di Achille e, singhiozzando, la tremenda baciò, destra omicida, che di tanti figli suoi orbo lo fece. Ebbene, Achille, nel vedere piangere Priamo, si commosse. Lo so, è strano immaginare Achille commosso, ma Achille si commosse. Probabilmente Priamo gli ricordò il vecchio padre. Certo è che acconsentì a restituire il corpo di Ettore. in cambio però di altrettanto peso d'oro. E il giorno dopo avvenne lo scambio. Sotto le mura di Troia venne installata un'enorme bilancia. Su di un piatto c'era il corpo esanime di Ettore e sull'altro piatto tutte le donne troiane, una alla volta, deposero